Degli Aliante, la sera prima abbiamo avuto modo di conoscere un po' di più da vicino la lettura biblica e poi naturalmente abbiamo avuto gli ospiti che tutti voi conoscete. Oggi pomeriggio, è arrivato il momento di fare le cosiddette conclusioni. Io so che al nostro vescovo, quando io dico è il momento delle conclusioni e chiamiamo il vescovo, beh, gli piace fino ad un certo punto. Allora io dico no, adesso è l'intervento del padrone di casa, colui che ci ha convocato per 3 giorni qui e quindi eccellenza. Se lei è pronto, ecco, allora facciamo un applauso anche al nostro vescovo. Prego. Ecco, buonasera. Allora siamo arrivati al terzo giorno, alla conclusione della nostra 3 giorni che ci ha impegnato a meditare, a riflettere sul tema della liturgia dal punto di vista della comunicazione. Ecco, noi stiamo riflettendo su come comunicare la fede oggi. Questo è il tema che ci sta di fronte. La comunicazione della fede oggi è un grande problema ed è un problema di grande attualità. Ci siamo impegnati a riflettere su questo tema per 4 anni. E cioè in questi 4 anni noi vedremo come comunicare la fede oggi attraverso la parola, l'anno scorso, attraverso la liturgia, quest'anno, attraverso la carità, l'anno prossimo, e attraverso la partecipazione alla vita civile. Attraverso questi 4 ambiti vogliamo vedere se ci riesce a noi come comunità cristiana di comunicare la fede anche oggi. E questi 4 ambiti sono quelli che sono ricordati dai nostri lineamenti di azione pastorale verso gli anni 2000. Io vorrei questa sera riconsegnare questi lineamenti che sono stati emanati nel 1991, vorrei riconsegnarli a tutta la diocesi e a tutte e singole le parrocchie, cioè le comunità ecclesiali di cui si compone la nostra diocesi. Vorrei riconsegnarli nel senso che vorrei che voi li leggeste di nuovo e li meditaste quest'anno, soprattutto per ciò che riguarda l'ambito della liturgia, perché molte cose che sono state dette in questi giorni già erano state scritte nel 1991. E io stesso quest'oggi, riassumendo, sintetizzando i lavori di questi 3 giorni, mi appellerò spesse volte ai lineamenti di azione pastorale. Ecco, prima di riassumere ciò che è stato detto in questi giorni, vorrei ripartire dall'anno scorso, dall'incontro dell'anno scorso che aveva come titolo, come tema, Gridatelo dai tetti, e si riferiva alla comunicazione della fede attraverso la parola, come suscitare oggi l'ascolto della parola. Voglio ripartire da lì proprio per sottolineare come tra tutti questi incontri, che come detto occuperanno 4 anni, c'è un filo d'oro che li unisce tutti. Ecco, se voi vi ricordate, sicuramente vi ricordate, l'anno scorso il nostro incontro pastorale è stato introdotto da una conferenza del cardinale Ersilio Tonini, che ebbe un ascolto veramente formidabile, sia per il numero di coloro che erano presenti, sia per l'intensità del loro ascolto. Ecco, riprendo brevissimamente i punti fondamentali di questa relazione per introdurci poi a sintetizzare ciò che è stato detto in questi giorni. Ecco, il cardinale Tonini ebbe
e anche i 7 gruppi di interesse in cui si è articolata l'assemblea successivamente e anche gli interventi in sala, ecco, riassumendo tutti questi interventi, potrei dire che i punti fondamentali sono stati questi. Innanzitutto le condizioni attuali dell'annuncio. Quali sono le condizioni in cui oggi avviene l'annuncio della parola del Signore, che vale anche per ciò che riguarda l'annuncio attraverso l'Eucaristia, attraverso la liturgia e in seguito attraverso la carità, eccetera. Ecco, la prima cosa che ha voluto sottolineare soprattutto il Cardinale Antonini è stato che la difficoltà che noi proviamo nel comunicare la fede oggi, nel suscitare l'ascolto della parola di Dio, non è nata all'improvviso. Direi che è la difficoltà di sempre. Da Gesù e dai primi anni della Chiesa, questa difficoltà di farsi ascoltare, di comunicare la parola di Dio, c'è sempre stata. Quindi non è una novità dei nostri tempi. Questo mi sembra molto importante, perché abbiamo sempre l'impressione che i nostri tempi sono tempi particolarmente difficili, ma particolarmente difficili sono stati tutti i tempi. Anzi, e quindi noi dobbiamo superare la tentazione della frustrazione. Ecco, vorrei che a incominciare da me non ci lamentassimo mai dei nostri tempi. I nostri tempi sono quelli che sono. Cerchiamo realisticamente di vedere come sono e come penetrare in questi nostri tempi per arrivare al cuore degli uomini di oggi. Ma non lamentiamoci. Le lamentele lasciano il tempo che trovano, anzi peggiorano il tempo che trovano. Allora superiamo la tentazione della frustrazione. Superiamo anche il complesso dell'assedio. Talvolta la Chiesa può dare l'impressione di sentirsi come assediata da una cultura che non è più cristiana. Non lasciamoci prendere da questo complesso dell'assedio. In realtà anche la cultura di oggi ha dentro di sé delle istanze che forse tocca semplicemente a noi di risvegliare. Così pure dobbiamo superare il complesso di essere fuori del nostro tempo. Non è vero. Noi cristiani non siamo fuori dal nostro tempo. Forse mai come oggi il cristiano si sente implicato, coinvolto nel suo tempo. E comunque giustamente il Cardinale Tonini diceva che la Chiesa sa anche essere inattuale oggi per essere attuale domani. Dobbiamo conservare dentro di noi la virtù della speranza, dell'attesa, saper attendere che le idee, che i principi, che la fede passi. Ecco, ma da un punto di vista più positivo, sempre riferendoci alle condizioni in cui avviene l'annuncio oggi, dobbiamo prendere coscienza, e questa è stata un'affermazione piuttosto ardita del Cardinale Tonini, dobbiamo prendere coscienza che il nostro tempo è forse un tempo favorevole per l'annuncio più di altri tempi. Ecco, addirittura non solo noi non dobbiamo lasciarci prendere dalla tentazione, dalla frustrazione, ma dobbiamo prendere coscienza che forse il nostro tempo, in rapporto all'annuncio della parola, è un tempo migliore degli altri che ci hanno preceduti. E Cardinal Tonini faceva anche vedere il perché, perché ci sono alcuni nuovi atteggiamenti che sembrano essere un'opportunità per il Vangelo. Comunque non entro adesso in questi, perché
il mio scopo era di solo di riannodarci all'incontro dell'anno scorso. Ecco, un secondo punto che è stato messo in luce nell'incontro dell'anno scorso, dopo di aver esaminato le condizioni dell'annuncio, era quale annuncio dare, qual è il contenuto dell'annuncio. E giustamente è stato detto un po' da tutti che dobbiamo riportare Cristo al centro dell'annuncio. È importantissimo questa cosa. Prima di affrontare tanti altri problemi relativi anche al costume, alla morale, eccetera, tutte cose importantissime, ma noi dobbiamo riportare al centro del nostro annuncio Gesù Cristo, perché è da Lui che poi viene anche tutto il resto. Oggi non dico che c'è una polemica, ma c'è una certa disquisizione se dobbiamo ripartire da Dio o se dobbiamo ripartire da Cristo. Cioè, se dobbiamo mettere al centro oggi dell'annuncio Dio o se dobbiamo mettere al centro Gesù Cristo. Ecco, questo è un piccolo problema, forse, che si sta un pochino dibattendo oggi. Certo che non è facile mettere al centro Gesù Cristo oggi, in un primo tempo, che sembrerebbe tanto facile, in realtà non lo è come appare a prima vista. E proprio l'anno scorso, nel concludere l'incontro, io ho messo in luce come c'è una contraddizione circa la figura di Cristo nella nostra cultura di oggi. Da una parte c'è un elogio enorme a riguardo di Cristo, anche da parte di quelli che non credono. Ecco, Cristo è veramente al vertice dell'umanità. Ma nello stesso tempo c'è anche l'atteggiamento scettico di chi dice: a noi basta che Gesù come uomo sia al vertice, non ci interessa che sia figlio di Dio e quindi non ci interessa neppure che sia risorto. Ecco, questo quindi crea una certa difficoltà. Difficoltà che viene poi aggravata ulteriormente dal fatto che, secondo alcuni, la Chiesa, che dovrebbe essere la manifestazione del Cristo, la Chiesa stessa è il Cristo. La Chiesa è il capo, Gesù, e il suo corpo mistico che siamo tutti noi. Quindi è lì che i nostri contemporanei devono cogliere la presenza e devono vedere il volto di Cristo e devono ascoltare la sua voce. È lì, nella Chiesa, che invece fa difficoltà, proprio in rapporto a Cristo, e in particolare proprio è la liturgia della Chiesa che per molti fa difficoltà nel cogliere la presenza del Cristo. E qui ci introduciamo già nel secondo punto, cioè nel convegno di quest'anno, che adesso subito affronterò. Vi ricordate la citazione che allora feci dello psichiatra Andreoli, uno psichiatra che passa per la Maggiore e che, dopo aver fatto un grande elogio di Gesù come uomo e dopo di aver però detto che a lui non interessa la divinità di Cristo, aggiunge: oggi Cristo non c'è, non lo si trova più. Attraverso la Chiesa Cristo viene fatto esistere attraverso una liturgia formalizzata che nello stesso tempo lo consuma. Andare nelle nostre chiese e assistere a certe liturgie vuol dire consumare la figura di Cristo e non presentarla. Perché è una liturgia evanescente, è una liturgia che non è una comunità che vive l'evento di Cristo, ma semmai lo celebra in una maniera più o meno felice. Cristo oggi non c'è, la Chiesa lo consuma nelle sue liturgie. Mi dà molto fastidio che Cristo sia diventato proprietà di una parte della Chiesa. Cristo è stato rubato all'umanità intera.
Questa è una testimonianza di una persona autorevole di oggi. Quindi mettere al centro Cristo nel nostro annuncio non è cosa semplice. Bisogna tenere conto di questa ambivalenza che c'è nella cultura contemporanea. Comunque, ritornando al problema se partire da Cristo, da Dio, o se partire da Cristo, io dirò la mia preferenza, che è quella di partire da Cristo, perché partendo da Cristo si parte anche da Dio, ma non da un Dio evanescente, da un Dio impersonale, ma da un Dio che è il Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Ecco, io credo che in realtà questa antinomia si possa superare tenendo presente, come ripete continuamente San Paolo, il quale quasi sempre, parlando di Dio, lo chiama il Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Quindi non possiamo parlare di Cristo senza introdurre per forza nel nostro linguaggio e nella nostra testimonianza Dio stesso, che è Padre del Signore nostro Gesù Cristo e quindi è il Padre di tutti noi, perché in Cristo tutti siamo i figli di Dio. Ancora non si vede, dice Giovanni, quello che siamo, ma noi siamo realmente i figli di Dio, e quando vedremo Dio ci accorgeremo che noi siamo simili a Lui, perché Egli è il nostro Padre. E infine, sempre concludendo il riassunto dell'anno scorso, le condizioni dell'annuncio, il contenuto dell'annuncio, il compito prioritario che si pone oggi alla Chiesa, che è questo: preparare i comunicatori. Se vogliamo comunicare, dobbiamo avere dei comunicatori. E i comunicatori bisogna prepararli, a incominciare dai primi comunicatori indispensabili, che sono i genitori, papà e la mamma. Avete sentito ieri il dottor Accattoli quanto ha insistito su questo punto e come la sua testimonianza ci è apparsa vera, autentica. Se noi non arriviamo ai papà e alle mamme, io non so se riusciremo a comunicare realmente la fede. Perché la fede, come tutte le cose fondamentali del nostro esistere, deve essere comunicata dai 0 ai 6 anni. Dopo non so che cosa potrà succedere effettivamente. E nel tempo. E quindi preparare i comunicatori, preparare i nostri genitori, i primi grandi comunicatori. Avete sentito anche l'anno scorso, ricordate, il cardinale Tonini come parlava di suo padre e di sua madre, e come si capiva che tutto ciò che il cardinale era ed è veniva dal papà e dalla mamma. E poi dobbiamo preparare anche altri comunicatori. Se i giovani oggi sono oggetto di una nostra particolare attenzione e preoccupazione, dobbiamo preparare gli animatori dei giovani. Noi stiamo creando, grazie a Dio, delle strutture per i giovani, ma dove sono gli animatori? Non possiamo raccogliere ragazzi e poi lasciarli soli. Eccetera. Comunicatori, ho già parlato di genitori, comunicatori vocazionali, comunicatori della carità, attraverso la carità, i testimoni della carità, e i comunicatori anche attraverso la partecipazione alla vita civile. La comunità cristiana non può essere estranea alla vita civica e deve essere presente con la sua caratteristica di cristiana, la sua caratteristica cristiana. Non possiamo vivere ai margini, come se la comunità cristiana fosse fuori dalla comunità civile. La comunità cristiana è dentro la storia e non può farne a meno, eccetera. Quindi, ecco, detto questo, allora voi potete capire anche l'importanza, su cui tornerò tra poco, della scuola
che la nostra Chiesa ha istituito per operatori pastorali, cioè in primo luogo per comunicatori della fede. Ma adesso veniamo al tema di questo nostro incontro, che aveva per titolo «È se comunica». La liturgia è se comunica. Come dunque comunicare la fede attraverso la liturgia, cioè quel complesso di celebrazioni attraverso le quali Dio si rivela e Dio si comunica. Non dimentichiamo il punto basilare della relazione di ieri da parte di Monsignor Brandolini. L'iniziativa della comunicazione è Dio. È Lui che si rivela per primo, è Lui che si comunica per primo, ci comunica la sua vita attraverso la celebrazione della liturgia, è Lui, il Signore, che attraverso la celebrazione crea, costituisce il popolo di Dio, che a sua volta diventa soggetto di comunicazione della fede. Ecco quindi, da Dio al popolo, dal popolo all'umanità, al popolo di Dio, a tutta l'umanità che vive con noi in questi nostri tempi, in questi nostri anni. Ecco, questo è la liturgia, è il dinamismo essenziale della liturgia, quale ancora una volta ci è stato spiegato ieri. Qui vorrei notare che la liturgia, vorrei pregarvi proprio di fare attenzione a questa semplice parola, la liturgia non riguarda solo la celebrazione eucaristica, anche se la celebrazione eucaristica è la parte più importante della liturgia. La liturgia riguarda tutti i sacramenti. La liturgia è la celebrazione di tutti, di ogni sacramento. Ogni sacramento è una celebrazione. Noi diciamo, abbiamo conferito il battesimo, abbiamo conferito la cresima. Non è una bella espressione. Abbiamo celebrato il battesimo, abbiamo celebrato la cresima, abbiamo celebrato il matrimonio. E quando dico abbiamo celebrato, intendo dire non solo un'azione viva, coinvolgente, ma un'azione che coinvolge la comunità cristiana. Non c'è battesimo senza comunità cristiana. Non c'è matrimonio senza comunità cristiana. Ecco, importante questa cosa. Non c'è penitenza, sacramento, perché lo facciamo in un angolino del confessionale, senza comunità cristiana. Nel sacramento della penitenza, ognuno di noi si riconcilia non solo con Dio, ma si riconcilia con tutta la comunità ecclesiale. E riceve l'assoluzione da Dio attraverso il sacerdote, ma riceve anche l'abbraccio di pace di tutta la comunità cristiana. E quindi ecco l'importanza di celebrare anche comunitariamente il sacramento, almeno qualche volta all'anno. Cari amici, nelle vostre parrocchie chiedete che la celebrazione penitenziale sia fatta in maniera comunitaria almeno qualche volta all'anno, per esempio nei tempi forti dell'Avvento e soprattutto della Quaresima. Perché è importante far capire che i sacramenti non sono fatti privati, ma sono fatti ecclesiali, sono celebrazioni. E quindi vanno preparati, il battesimo va preparato come si prepara la messa, vorrei dire quasi di più. Ma capitemi cosa voglio dire. Voglio dire che il battesimo è il sacramento fondamentale della vita cristiana. Tra l'altro è un sacramento che si celebra una volta sola nella vita, come la cresima, come l'ordine. E quindi dobbiamo far molta attenzione a comprendere che la liturgia riguarda tutti i sacramenti, tutti. E soprattutto quei sacramenti che si celebrano una volta sola devono essere celebrati con particolare solennità e con particolare partecipazione della comunità cristiana. Forse voi avete l'impressione che sto dicendo le cose un po' campate per aria. È vero,
La situazione è così oggi, ma non è la situazione giusta. Non è la situazione giusta. Il matrimonio, per esempio, è un fatto che interessa tutta la comunità, dovrà essere coinvolta la comunità in ogni celebrazione del matrimonio. È tutta la comunità che accoglie i nuovi sposi, che li accoglie e che li accompagna poi, dopo il loro matrimonio. Insomma, ci sarebbero un'infinità di cose da dire, ma vorrei che queste cose che sto dicendo vi convincessero innanzitutto, se non siete ancora convinti, ma io penso che tutto sommato sarete tutti convinti della verità di queste cose, ma che le traduceste in pratica, che le traducessimo, compreso io, in pratica. Ma nei lineamenti ci sono queste cose e ci sono tanti suggerimenti perché ciò che stiamo dicendo diventi realtà. Quindi la liturgia riguarda tutti i sacramenti. La liturgia, se ben celebrata, citavo l'altro ieri il Cardinal Schuster, la liturgia, se ben celebrata, è il più grande strumento di evangelizzazione e di santificazione. È il più grande strumento di santificazione e di prima evangelizzazione. E questo è detto anche nei nostri lineamenti. Perché, ecco un altro punto, perché la liturgia diventi veramente comunicativa, che dobbiamo fare? Qui mi sembra che mi dia uno spunto utile per una sintesi, quello che disse ieri il Don Alceste Catella, quando parlò delle tre linee che ci devono preparare a una celebrazione liturgica che sia, che possa diventare realmente, realmente in verità comunicativa. La prima è la linea formativa, prima di entrare a esporma, nel senso di rendere pratici queste tre linee, vorrei fare una premessa che mi sembra importante, una premessa che avrò ripetuto mille volte e che mi piace ripetere anche questa volta, e cioè che il soggetto dell'azione liturgica, non dimenticatelo mai, il soggetto dell'azione liturgica è Cristo con la sua Chiesa. E la sua Chiesa siamo tutti. Ma trattando liturgia, il soggetto dell'azione liturgica è Cristo con la sua Chiesa concretamente costituita in assemblea. Quello è il soggetto liturgico. Quindi quando noi entriamo in chiesa, supponiamo, per celebrare la messa, ecco, non entriamo come chi dice, o come chi pensa, ecco adesso andiamo a vedere cosa fa il prete, cosa sente, cosa dice, cosa fanno magari anche gli altri ministri. No, noi entriamo in un luogo nel quale immediatamente diventiamo i protagonisti, tutti insieme, tutti. Quindi il soggetto della liturgia è Cristo con la sua Chiesa concretamente costituita in assemblea. E anche questo è detto nei lineamenti di azione pastorale. Questo che è stato sottolineato anche in questi giorni è detto nei nostri lineamenti. Ecco, dobbiamo allora tenere sempre presente questa cosa che mi sembra di estrema importanza. Partire sempre, cari fratelli e sorelle, da questo fatto che la Chiesa siamo tutti. Tutti siamo il corpo del Signore, tutti. Io come vescovo di questo corpo rappresento il capo, ma prima di rappresentare il capo, io sono anch'io nel corpo, insieme con tutti voi. Con voi sono cristiano e per voi sono vescovo, ma con voi sono cristiano anch'io. Così diceva Sant'Agostino, questo grande vescovo. Allora veniamo alle tre linee che ci consentono di celebrare l'Eucaristia in modo
che diventi veramente comunicativa. La prima è la linea formativa. Accennavo prima, per comunicare ci vogliono i comunicatori e per avere dei buoni comunicatori dobbiamo prepararli. Ecco allora la linea formativa. E la prima, il primo punto che vorrei mettere in luce è il rapporto stretto che ci deve essere tra catechesi e liturgia, come è stato detto. Il sacramento va celebrato più che conosciuto. Certo, per celebrare bisogna conoscere il sacramento. E allora ecco tutti gli elementi che noi insegniamo a partire dai nostri fanciulli. Ecco, che cos'è il battesimo, qual è la materia, qual è la forma, eccetera. Cos'è la cresima, l'eucaristia. Ecco. Ma se noi ci fermassimo a questa catechesi, che è una catechesi importante, ma nozionale, e non arrivassimo a far capire, a far vivere ai nostri fanciulli, ai nostri ragazzi, il sacramento che celebreranno, non siamo riusciti a formare realmente dei comunicatori. Ecco, allora catechesi e liturgia. I bambini, dobbiamo portarli qualche volta in chiesa a vedere la prima comunione, o vedere come viene celebrata la cresima, o vedere come viene celebrato un matrimonio e altri sacramenti. Ecco, il sacramento è un qualche cosa, è un segno efficace della grazia che opera in quanto viene celebrato liturgicamente. Ecco, allora questo è un primo punto. Un secondo punto l'ho già accennato, dobbiamo renderci conto del ruolo indispensabile della famiglia. Ieri Accattoli diceva, giustamente come diciamo anche noi, che la prima chiesa, quella domestica, è la famiglia, ma è questa piccola chiesa che fa la grande chiesa, come la grande chiesa diffonde sempre più, fa crescere sempre di più le piccole chiese domestiche. Quindi la catechesi alla famiglia. E qui vorrei sottolineare anche un altro punto, ma questo è un po' di passaggio, che è molto importante comunque, che nel formare coloro che poi dovranno essere i comunicatori attraverso la liturgia, dobbiamo insistere molto sulla dimensione evangelizzante dell'Eucaristia. Nell'Eucaristia si annuncia che Cristo è morto ed è risorto per noi. In quale liturgia? Tutte le liturgie. Battesimo, cresima, eucaristia, penitenza, tutta la eucaristia in sostanza è un annuncio. Ed è un annuncio quindi evangelico, cioè è il punto essenziale del Vangelo. E qui veniamo adesso a un altro piccolo problema, piccolo per modo di dire, perché invece è importantissimo, cioè un piccolo punto che vorrei trattare non troppo lungo, ma la costituzione di gruppi liturgici. Cari amici, con niente non si fa niente. Non possiamo immaginare di celebrare una bella liturgia se non abbiamo niente. Non si può. Io credo che il difetto principale della scarsa incidenza delle nostre liturgie, il motivo principale della scarsa incidenza delle nostre liturgie è la mancanza di preparazione. Noi non ci prepariamo normalmente alla celebrazione della liturgia. Ed è questa una cosa piuttosto strana, perché io non capisco se siamo convinti, come certamente siamo, che nella liturgia è Cristo che agisce insieme con tutti noi, come si fa a non prepararci a fare le cose così improvvisate? Mi ricordo una volta, ero in montagna, dove di solito vado, c'è un ottimo parroco che però della liturgia non ha un grande concetto, almeno in pratica. E mi ricordo che eravamo
al giorno dell'assunzione, Ferragosto. Ecco, io ero lì in sacrestia che aspettavo il parroco per poter celebrare. Entra il parroco, ah già, oggi è la festa dell'assunzione, oggi è la festa, già, si era accorto in quel momento. Come si fa? Se si tiene presente che eravamo in montagna, che a Ferragosto ci sono migliaia di persone, ed è il momento in cui molti vengono alla celebrazione. Ah già, oggi è l'assunzione. Ecco, dobbiamo stare attenti. Quindi, con niente non si fa nulla. Teniamoci ben concreti. Dobbiamo essere concreti. Noi dobbiamo chiederci cosa abbiamo noi per celebrare. Dalla risposta a questa domanda dipende il valore e la qualità della celebrazione. Allora, i gruppi liturgici, di cui parlano abbondantemente i nostri lineamenti, per esempio al numero 10. Il gruppo liturgico sotto la guida del parroco ed insieme ai catechisti curi la nascita e lo sviluppo di un bel corpo di ministranti, non solo tra i fanciulli, ma anche, e vorrei dire soprattutto, tra i giovani e le giovani, adesso possiamo aggiungere, dopo anche l'ultima presa di posizione del Papa. Perché né il vescovo né i presbiteri possono celebrare dignitosamente la liturgia, e non solo quella eucaristica, ma tutte le liturgie, senza la loro assistenza. Allora, creare i gruppi liturgici, non solo per preparare i ministranti, ma per attendere a tutto ciò che riguarda il buon andamento della liturgia. E qui vorrei ricordare quello che diceva Cattoli, che mi è sembrato molto importante. Il gruppo liturgico dovrebbe essere anche un laboratorio della creatività liturgica. Dovrebbe saper dire qui, oggi, in questa parrocchia, che facciamo? Come la facciamo la liturgia? Quali sono i problemi, i punti, le cose che sono successe? Che cosa dobbiamo richiamare soprattutto? Ecco, la liturgia, il gruppo liturgico che diventa un laboratorio, che crea, in un certo senso, la liturgia, salvando ciò che deve essere essenzialmente salvato. Bisogna farle queste cose, non bisogna dirle semplicemente. Dobbiamo farle. Ora, perché ci siano persone così nella nostra parrocchia, occorre avere delle persone preparate. Perché non si può essere buoni animatori della liturgia senza una sufficiente conoscenza teologica, biblica e liturgica. Non è possibile. Che cosa creano se non si sono allenati a una conoscenza profonda di tutti questi aspetti della vita cristiana? E vorrei anche aggiungere, senza una sufficiente conoscenza teologica, biblica, liturgica e anche della situazione in cui la comunità si trova ad operare. Qual è la situazione concreta? Chi c'è? Quali sono i ceti prevalenti? Ecco, essere molto concreti e molto attenti. Ecco, quindi, quando il sacerdote finalmente esce, supponiamo perché è nell'unica liturgia, esce per celebrare la messa, non esce da solo, ma esce già con una preparazione che coinvolge in modo o in un altro praticamente tutta l'assemblea.
Quindi così dovrebbe essere una liturgia, che è un fatto di popolo. Ecco, dobbiamo quindi formare i liturghi, i comunicatori attraverso liturgia. Questa è la prima linea che noi abbiamo, su cui abbiamo riflesso ieri, che mi pare che appunto sia un ottimo elemento di sintesi. Ma adesso c'è una seconda linea che è stata indicata, la linea della ministerialità, cioè la persuasione che tutti nella Chiesa abbiamo un ministero da svolgere, un servizio. Noi lo chiamiamo ministero, dalla parola ministro, che in realtà vuol dire servizio. Nella Chiesa tutti abbiamo un servizio da compiere. E questo servizio che abbiamo da compiere lo dobbiamo compiere in molti aspetti della vita ecclesiale, ma innanzitutto nell'azione liturgica, che è il culmine della vita ecclesiale, dell'azione ecclesiale. E anche qui farei prima una premessa che è stata sottolineata dai nostri lineamenti al numero 3. Quando si dice il nostro sforzo più grande e più urgente è di mettere a disposizione dell'azione pastorale il più grande numero possibile di battezzati. Noi giustamente parliamo che dobbiamo fare un'azione per far crescere i preti che stanno sempre di più diminuendo, ma non dimentichiamo l'altra. Noi dobbiamo far sorgere tra i battezzati il maggior numero possibile di ministri, di servitori della Chiesa. Servitore nel senso alto di Cristo, quando dicevo io sono il vostro capo, sono il vostro maestro, sono il vostro Signore, ma nel senso che sono a vostro servizio. Ecco, questa è una premessa importante. E qui aggiungevo nei lineamenti, direi aggiungevamo, perché è stato questo documento fatto in maniera comunitaria. Ciò che oggi si chiede in particolare al presbitero, cioè al prete, oltre a tutte le altre ben note virtù, è la capacità di suscitare attorno a sé molti collaboratori, cioè di essere pastori di molti operatori pastorali. E qui lasciate che faccia una piccola parentesi per dire che sono stato un po' amareggiato da una frase che in questi giorni mi è stata attribuita da un giornale. La frase sarebbe questa: io avrei detto basta con lo strapotere dei preti. Questo linguaggio non è il mio linguaggio, tra l'altro. Credo la parola strapotere non l'abbia mai usata in tutta la mia vita. Ma non è questo il pensiero mio. Il mio pensiero è quello del Vaticano II. Cioè, è di far capire sempre di più a tutti i nostri cari fratelli e sorelle che la Chiesa siamo tutti insieme. La Chiesa non è, qualche volta dico questa espressione, la Chiesa dei preti, nel senso che non si identifica con i preti. Fino a non molto tempo fa la Chiesa era la gerarchia, quindi semmai i vescovi. Ma non è vero. La Chiesa, il corpo del Signore, siamo tutti. Il che non vuol dire che una comunità cristiana potrebbe esistere senza il pastore, il papa, il vescovo o il prete. Non può esistere, non ci sarebbe l'Eucaristia, tra l'altro. Ma significa che tutti siamo stati chiamati da Gesù, che è il nostro pastore, a continuare, ciascuno con il suo ruolo, ciascuno con il suo carisma, ciascuno con la sua vocazione. Siamo stati chiamati tutti a continuare nel mondo Cristo Gesù. Ecco, quando Andreoli dice Cristo non c'è più, se fosse vero, vorrebbe dire la Chiesa non c'è più. Perché noi siamo Cristo.
tutti. Ecco, questo è il pensiero, che non è mio, ma è il pensiero del Vaticano II. Ecco, quindi il prete, il vescovo, il papa, anch'essi sono nella Chiesa in virtù del battesimo, ma in virtù dell'ordine sono anche non sopra la Chiesa, non al di fuori della Chiesa, ma di fronte alla Chiesa, come lo sposo è di fronte alla sua sposa, e insieme fanno una carne sola. O come il pastore di fronte al suo gregge, le dentro, lo accompagna per aiutarlo a realizzare perfettamente se stesso. Ma tutti siamo Chiesa. Questo è un ritornello che io ripeto molte volte, perché è la grande riscoperta, non scoperta, perché è sempre stato così, ma è la grande riscoperta del Vaticano II, quando ha parlato del popolo di Dio. E fino a prova contraria, il popolo di Dio non è il popolo semplicemente dei preti, ma il popolo dei preti con tutti gli altri. Allora, questa è la premessa importante, e su questa linea voi vedrete che tra poco, durante la liturgia eucaristica, la nostra Chiesa di Anagni Latri istituisce il ministero del diaconato permanente. Che significa diaconato permanente? Voi sapete che per diventare sacerdoti, preti, presbiteri, bisogna passare attraverso varie tappe. Due sono le tappe dei ministeri: ministero del lettorato, ministero dell'accolitato, e poi c'è la tappa del diacono, ordine del diacono. Dopodiché viene quella del presbiterato e poi quella dell'episcopato. Ora la Chiesa, dopo il Concilio Vaticano II, ha restituito, cioè ha istituito ancora, perché c'era già in antico e poi scomparse, il diacono permanente, cioè colui che si ferma all'ordine del diaconato, che fa il diacono come suo ministero. Cioè non è il diacono che sta facendo un cammino verso il presbiterato, ma è uno che la Chiesa sceglie per dargli l'ordine del diaconato, perché possa compiere questo servizio. Il diacono è proprio colui che serve per eccellenza, per fare un servizio nella Chiesa. E noi oggi conferiremo, non il diaconato ancora, perché è un cammino lungo da fare, ma ammetteremo all'ordine del diaconato permanente alcuni di voi, uomini sposati, forse sì, mi pare tutti sposati, che avranno un loro ministero nella comunità ecclesiale, che non sarà quello di celebrare il sacrificio, di presiedere la liturgia e la comunità cristiana, ma di essere accanto al presidente, accanto al pastore, un servitore particolarmente qualificato, soprattutto non solo dalla sua preparazione che occorrerà, ma qualificato dal fatto che entra a far parte di un ordine. Lo vedremo poi questo. Ma questo del diaconato entra in questa linea della ministerialità, cioè dobbiamo anche in concreto eleggere tra voi dei ministri che non sono preti, ma non per questo non sono importanti e perfino necessari nella vita ecclesiale globalmente presa. Ecco, ai diaconi non ho intenzione di dare soprattutto un ufficio liturgico, anche, soprattutto là dove mancasse il sacerdote, il diacono raduna il popolo e celebra la liturgia della parola e distribuisce la comunione. Non celebra l'Eucaristia, ma distribuisce la comunione, e la comunione è sempre collegata col sacrificio della messa. Non c'è comunione che non sia una partecipazione al sacrificio della messa, perché la comunione, l'Eucaristia, viene consacrata nella liturgia del sacrificio. Ecco,
ma soprattutto sarà colui che può sostituire il sacerdote come animatore di una comunità cristiana. Non c'è il prete, non c'è il parroco, c'è il diacono, che non potrà fare a meno di un prete che andrà anche nella comunità di tanto in tanto, perché è lui il responsabile ultimo della comunità, il pastore. Però non è necessario che stia sempre lì, che abiti lì. Avremo dei pastori itineranti che andranno di comunità in comunità, dove però c'è una presenza di uno che è l'animatore di quella comunità. È il diacono, oppure può essere il diacono della carità, l'organizzatore della carità nella diocesi, eccetera, eccetera. Diacono permanente. Allora, questa però era la premessa. Adesso, venendo al concreto, in questa linea della ministerialità, perché una liturgia sia comunicativa, che cosa bisogna fare? Ecco, bisogna che ci siano tante persone, ciascuna delle quali faccia un compito particolare. Per esempio, persone che preparano l'ambiente in cui viene celebrata l'Eucaristia. I nostri lineamenti insistono su questo aspetto, al numero 8. Dunque, vediamo chi sono. Ecco, bisogna preparare la liturgia bene, a cominciare dall'ambiente, che subito deve dare la percezione del valore sacro di quanto si celebra e che perciò deve essere pulito, ordinato, accogliente, silenzioso, illuminato, riscaldato d'inverno e non afoso d'estate. Ciò vale per ogni celebrazione liturgica e non solo per quella eucaristica, anche per quella penitenziale, non solo comunitaria, come ho detto prima piuttosto abbondantemente, ma anche nella celebrazione, che poi c'è sempre anche in quella comunitaria, individuale, quando il penitente si confida con il sacerdote. Ecco, guardate certi nostri confessionali e poi ditemi se sono ambienti adatti per celebrare questo grande sacramento della riconciliazione. Sono dei buchi, talvolta polverosi e con le ragnatele. Ecco, queste non sono confessionali. Bisogna creare una stanza, un ambiente accogliente, dove si entra, ci si siede, si inginocchia, si può conversare, si può esprimersi, si può aprire il cuore. Ecco, voi immaginate Gesù dentro uno dei nostri confessionali? Gesù non riceveva le persone così, quando entrava nei colloqui personali. Ecco, Nicodemo, eccetera. Non è così che va preparato un ambiente per un sacramento così importante. Vedete, cari amici, come io voglio entrare nella concretezza delle cose. È inutile che parliamo di liturgia se non facciamo queste cose semplici e concrete. Ho visto diversi tipi di ambienti per la confessione, non parliamo più confessionali, ambienti per la confessione, dove uno può essere di fronte al sacerdote così, come se fosse un salotto, o può avere anche la sua riservatezza, perché qualcuno desidera esprimere se stesso come se non fosse veduto, se non dal Signore, del quale il prete, tra l'altro, è il rappresentante. E quindi la grata, fatta in una certa maniera, ma sempre in un contesto ambientale, accogliente. Ecco, non mi dilungo su questo qua, ma penso che voi senz'altro avrete compreso. E si tratta poi, ecco qui, il gruppo liturgico, o quelli che sono i collaboratori più vicini al padre, i parroci stessi, e inventare, creare
delle nuove situazioni, nuove realtà, senza tradire mai la sostanza, l'essenza di ciò che si celebra. Poi l'impianto di diffusione, cari fratelli e sorelle, lasciate che io vi dica che questo è un aspetto importante su cui abbiamo parlato tante volte, anche i nostri lineamenti al numero 9 lo dicono. La parola di Dio non solo deve essere proclamata con dignità e chiarezza, questo lo dirò poi dopo, poiché nella liturgia i gesti traggono il loro significato dalla parola. Ecco, questo è un altro punto fondamentale. Voi sapete che non c'è nessun sacramento che non abbia una parola che esprime il significato del sacramento stesso. Io l'acqua del battesimo non lo metto su sul capo di una persona e basta, ma io dico: io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La parola c'è sempre. Ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono e intanto lo segno col crisma. Ma non vado mica lì a mettersi il crisma e basta. Avrebbe nessun significato. Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue che è dato e versato per voi. La parola c'è sempre ed è sempre in primo piano. Allora, cari fratelli e sorelle, se la parola è così importante, deve o non deve giungere chiaramente agli orecchi di tutti? E poiché non tutti hanno una voce stentorea da potersi far sentire da tutti, occorrono questi strumenti. E occorrono che gli strumenti funzionino. Poiché nella liturgia i gesti traggono il loro significato dalla parola, è essenziale che questa venga sempre e da tutti ben percepita. Tutte le cose che... queste cose sono tutte importanti. Sempre da tutti ben percepita. Se uno ti sta lì con l'orecchio a dire: ma cosa ha detto? Non capisco, è finito. Lasciamo stare. La comunicazione è già chiusa. Allora occorre che la parola sia convenientemente proclamata e adeguatamente amplificata. Non solo con un buon impianto di diffusione, ma con una messa a punto personalizzata, in rapporto cioè al tono e al volume di voce di chi parla. La nostra voce non è uguale per tutti, e cambia di tono e cambia di volume. Allora l'altoparlante può essere regolarizzato su un tono e su un volume unico, ma su un tono e su un volume proporzionato a chi parla. Voi direte: ma il nostro vescovo che cosa sta dicendo? Bene, il Papa ci dà questo esempio. Io ho invitato una volta il Papa nel mio seminario lombardo a celebrare, non era neanche la celebrazione della messa, ma della parola. E noi avevamo un buon impianto. Non si è accontentato. I suoi addetti che vengono mandati prima, fanno tutte le prove, hanno detto: no, bisogna migliorare ancora, perché la voce del Papa la devono sentire chiaramente tutti. Ma anche la voce del vescovo, anche la voce del parroco, anche la voce di chi legge, anche la voce di chi che proclama la preghiera dei fedeli. Ogni parola che viene pronunciata nella celebrazione deve essere adeguatamente sentita. E qui vorrei dirvi: trascurate piuttosto altre cose. Non c'è bisogno di un ambiente molto ricco per celebrare, basta un ambiente dignitoso e pulito, ma occorre un buon impianto di diffusione,
deve essere il migliore possibile. Quindi fate a meno di tante altre cose, ma non di questa. E allora non bastano i chierichetti, gli assistenti, i ministranti, occorrerebbe anche un esperto di questi impianti, come li abbiamo là dietro. Bisogna che in ogni chiesa e in ogni liturgia ci sia l'addetto all'altoparlante. Vi sembra tanto strano questa cosa? Ieri diceva a Cattoli: ma quanta gente c'è nella vostra parrocchia che sa fare alcune cose bene, fateli fare, ma quello non viene a messa, non importa, venga a mettermi a posto l'altoparlante. Mi faccia questo piacere, se glielo chiedo me lo farà. Tu sei bravo, vieni e fai in modo che tutta la celebrazione da questo punto di vista possa essere fatta nella maniera più perfetta possibile. Ecco, bisogna farle queste cose se vogliamo che la liturgia sia comunicativa, la ministerialità, i servizi, tutti quelli che occorrono per l'ambiente, per l'altoparlante, per nel ministeri, nei liturgi ci sono i vari ruoli, c'è il ruolo della presidenza che è tenuto da, se c'è il Papa, se c'è il Vescovo e se non c'è il Vescovo sono i sacerdoti che presiedono l'Eucaristia. Qui vorrei dire soprattutto una cosa, che il presidente di una liturgia non è il padrone della liturgia, ma il servitore, dal suo punto di vista centrale, di tutta la comunità che è presente in concreto. Ed è anche il coordinatore dei vari servizi che però sono stati preparati e demandati precedentemente alle varie persone. Ma soprattutto il prete non deve dar mai l'impressione di essere un battitore libero, cioè di agire per conto suo. Il presidente vero di un'assemblea deve in qualche modo esprimere, se non in quel momento, ma in tutto il complesso della sua esistenza, che egli è in intima comunione con tutto il presbiterio e con il suo vescovo. Il soggetto della presidenza è il presbiterio tutti insieme, uniti al suo vescovo. Tanto è vero che in antico era solo il vescovo che celebrava insieme con i suoi presbiteri. Nessun presbitero celebrava per conto suo, ma sempre concelebrava con gli altri confratelli e concelebrava con il vescovo soprattutto. Questo è molto importante, è molto importante. E quindi i fedeli di quel parroco devono accorgersi che non è uno che vive isolatamente, che vive per conto suo, ma che è in continua comunicazione con tutti gli altri presbiteri e con il vescovo. Questi convegni servono anche per questo, vedere i sacerdoti, tutti i sacerdoti, tutti, nessuno escluso, insieme con i propri fedeli e con il vescovo. Questo è importante, perciò anche la comunità cristiana qualche volta almeno deve vedere il vescovo che celebra insieme col parroco o il parroco che celebra con il suo vescovo e magari con altri confratelli. E in certi momenti dell'anno, quando tutta la chiesa diocesana si riunisce, dovrebbe essere il vescovo con tutti i presbiteri a celebrare insieme. Questo è importante. Qualcuno non capisce, ma il vescovo che c'entra, che fa, perché ci deve essere il vescovo? Ecco, non capisce che in virtù dell'ordine che noi abbiamo ricevuto, siamo stati inseriti nel collegio presbiteriale. Ed è insieme che svolgiamo questo ufficio pastorale e anche di presidenza della liturgia. Le circostanze non lo consentono di farlo sempre, ma almeno ci deve essere qualche volta in cui questo si veda. E soprattutto ci deve essere nell'atteggiamento del presidente
qualche cosa che faccia capire che questo nostro parroco non è isolato dagli altri. Ha la sua personalità, ha il suo modo di esprimersi, ma si vede che vive una collegialità. Anche perché, e qui lo dico con molta, vorrei, convinzione, anche perché diversamente l'ufficio del pastore rischia di essere vanificato. Sentite queste parole gravissime del Papa e dei vescovi che insieme con lui si sono riuniti nel sinodo dei vescovi, e come si esprime appunto nel documento che ne è derivato, che si intitola Pastores dab vobis. Sentitelo questo, mi spiace che sta facendo un po' tardi, ma vale la pena. Il ministero ordinato, cioè il ministero dei preti e poi anche dei diaconi, il ministero ordinato, in forza della sua stessa natura, può essere adempiuto solo, non così qualche volta, ma solo in quanto il presbitero è unito con Cristo mediante l'inserimento sacramentale nell'ordine presbiterale e quindi in quanto è in comunione gerarchica con il proprio vescovo. Lo deve manifestare questo nel suo atteggiamento. E aggiunge il Papa e anche i vescovi del Sinodo, il ministero ordinato, cioè dei preti, soprattutto, ha una radicale forma comunitaria, è un collegio, e può essere assolto solo come un'opera collettiva. Quindi il presidente di una celebrazione liturgica non rappresenta soltanto se stesso, ma rappresenta tutto il presbiterio con il proprio vescovo. E sentite ancora quest'altra cosa, detta sempre in questo documento, ma che è una citazione del Concilio Vaticano II. La carità pastorale esige che i presbiteri, se non vogliono correre in vano, cioè inutilmente, nella loro azione, lavorino sempre nel vincolo della comunione con i vescovi e gli altri fratelli nel sacerdozio. Questo è di fondamentale importanza. Perciò la presidenza non è un fatto, è un fatto personale di chi presiede, ma non è un fatto individuale. Dunque la presidenza, non prendiamo altre parole su questo punto importante. Poi, nella linea della ministerialità, ecco, non dobbiamo dimenticare, ricordiamo e sottolineiamo i ministranti di cui già ho parlato prima, ma i ministranti vanno preparati, cari fratelli, io vedo quando celebro, ormai ho girato tutte le parrocchie, quindi so dove la voce si sente, dove non si sente, ecco, dove è chiara, dove non è chiara, e vedo anche come dove ci sono i chierichetti e dove non ci sono, proprio per niente, e dove i chierichetti sanno fare il chierichetto e dove non lo sanno fare. Un piccolo dramma è quando versano l'acqua sulle dita del povero celebrante, ma non lo tengono un po' alta, per cui sta acqua non riesce a venire giù, perché le dita dove le metto? Devono... E allora il parroco interviene lui, caccia via il chierichetto e fa lui. No. I chierichetti sono persone serie, vanno preparate, quando vogliono fare il loro ruolo, loro lo fanno, non il parroco che si deve sostituire. Fanno loro, perché sono preparati. E allora bisogna fare una scuola anche per i chierichetti, soprattutto se sono bambini per un certo verso e se sono adulti per un altro verso. E sarebbe interessante che il gruppo dei chierichetti abbia un piccolo capo, un cerimoniere, che li diriga, altrimenti poi si perdono
E guardate che non è impossibile. Io mi ricordo sempre una celebrazione in Africa. C'erano dei chierichetti, non proprio bambini, ragazzi, ma era uno spettacolo a vederli, di una precisione, di una devozione, di una comprensione del ruolo che facevano, che io sono rimasto lì, dicevo, guarda. Evidentemente erano ragazzi preparati non solo a fare le cose, ma a capire quello che fanno, a vivere ciò che fanno, a interiorizzare il loro servizio di ministranti. Questo è il punto. Queste cose dobbiamo farle. Se noi non le facciamo, non parliamo più di liturgia comunicativa, lasciamo perdere. Se non scendiamo al concreto, cari amici, è inutile che stiamo qui a perdere il tempo. Queste cose bisogna farle, e bisogna farle bene. Se no, non parliamo di liturgia comunicativa. Parliamo di quelle liturgie evanescenti di cui parlava Andreoli, che finiscono per rubare il Cristo all'umanità, che pure ne sente nostalgia. Dobbiamo farle queste cose. Ma sono solo alcune cose che mi vengono in mente, le più importanti, forse, non so se sono le uniche. Quindi il problema dei ministranti, il problema dei lettori. Ne hanno parlato Giacobini e la Goodwin l'altra sera. Avete sentito quando la lettura è fatta bene? Non pretendo che si faccia così, Questa è una forma forse un po' troppo teatrale, ma come comunicativa. Io vi dico la verità che quella sera la lettura del Passio è stato per me un venerdì santo. Mi sono commosso parecchie volte. Mi sembrava che la passione la vivessi in quel momento. Tanto era letta bene. Sono cose importanti, caro. Io non so come dirvelo, ma sono cose importanti. La lettura. Quindi preparare i lettori, e qui vorrei che si istituissero nelle nostre comunità cristiane i due ministeri del lettorato, il ministero che abiliti a leggere, c'è addirittura un ministero, un sacramentale, non proprio un sacramento, che abilita a leggere, a proclamare la parola di Dio. E poi il ministero dell'accolitato, quelli dei ministranti, ma investiti da un ministero particolare che li abilita ad essere i servitori dell'altare. Quindi l'omelia non ne parlo perché ne abbiamo parlato tante volte, e anche l'anno scorso altre volte col nostro clero abbiamo parlato molto dell'omelia, che fa parte della parola della liturgia, ma non solo della messa, anche degli altri sacramenti. Il coro, la musica, che devono essere appropriati a ciò che si celebra. Se io sto celebrando un matrimonio, non posso cantare una canzone funebre. Quindi, il coro, che a sua volta non deve essere finalizzato a se stesso, questo è un altro punto molto importante. Il coro, o anche la solo, che però è finalizzato al coinvolgimento della comunità, dell'assemblea. E poi i ministri straordinari della comunione. Anche questi fanno parte, solo sono sulla linea della ministria. Io nei lineamenti, noi diciamo una cosa a questo proposito importante, adesso non trovo più la citazione, ma il concetto è questo. Perché noi non vogliamo ritornare all'antico? Per cui quando si celebra la messa, soprattutto l'Eucaristia domenicale principale, ma vorrei dire tutte le liturgie domenicali, se ci sono ministri straordinari sufficienti, che al momento in cui la comunità, l'assemblea si comunica, loro prendono la piside, escono dalla chiesa e vanno a portare ai fratelli e alle sorelle ammalate che non possono partecipare a quella liturgia.
e che invece partecipano attraverso la comunione. Io, andando a fare le visite pastorali, quando trovo appunto le persone malate, impedite, che non possono uscire, e mi dice: io non posso più andare alla messa, non posso più, però la seguo sempre per televisione, bello, però se ricevessero anche l'Eucaristia celebrata dalla comunità cristiana di quella parrocchia, che bello sarebbe. E allora, forza, facciamoli sti ministri straordinari della comunione, uomini e donne religiose. E a questo proposito vi devo dire che nella nostra diocesi è stato istituito un corso di formazione, è importante questo, per i ministri straordinari della comunione, in cui nel corso svolgeranno questi temi: l'Eucaristia nella Sacra Scrittura, il sacramento dell'Eucaristia, la Chiesa, comunità ministeriale, tutta fatta di ministri. La spiritualità del ministro straordinario della comunione, la spiritualità del ministro straordinario della comunione, la pastorale degli ammalati e degli anziani, l'esercizio del ministero nella diocesi e nella parrocchia. Questo corso è stato stabilito in due luoghi della nostra diocesi: nel seminario minore di Anagni, quello a fianco della cattedrale, tutti i martedì a partire dal 5 novembre per 7 incontri. E nel seminario minore di Alatri, sotto le mura dell'Acropoli, tutti i lunedì a partire dal 4 novembre per 7 incontri. Naturalmente, se uno è più comodo andare ad Alatri, va ad Alatri, più ad Anagni viene ad Anagni, oppure per i giorni, se è più comodo martedì piuttosto che lunedì, faccia quello che vuole. Ecco, l'importante è che ci sia questa partecipazione. Per iscriversi a questo corso occorre ritirare il modulo di iscrizione dal proprio parroco e farlo pervenire al vicario generale, Monsignor Alberto Ponzi. Ecco il corso di formazione per ministri. E a proposito, dico subito che c'è anche, ho parlato prima della scuola per operatori pastorali, alla quale vorrei che partecipassero tutti gli anni almeno uno o due di ogni parrocchia. Uno o due, non di più. Ma con un po' di anni, due diventano quattro, poi sei, poi otto, eccetera, eccetera. E abbiamo lì una bella assemblea con tante persone preparate. Allora, la scuola per operatori pastorali, che già esiste da anni nella nostra diocesi, è aperta ad Anagni, nella scuola cattolica, in piazza Dante, vicino alla chiesa di San Giovanni, con inizio il 24 ottobre, e viene fatta questa scuola, adesso qui non c'è scritto il giorno, giovedì, ecco, ogni giovedì dalle 17.30 alle 20.30, 17.30 alle 20.30, giovedì dal 24 ottobre ad Anagni nella scuola nostra diocesana cattolica. Ecco, quindi ministri straordinari, ma poi soprattutto, non soprattutto, anche, direi con uguale dignità, uguale importanza, entra nella linea della ministerialità, della liturgia, tutta l'assemblea. Tutta l'assemblea. E quindi dobbiamo fare in modo che l'assemblea non stia lì impalata, ma sia coinvolta in tutte le fasi dell'azione liturgica, sia attraverso i vari ministri, chi legge, chi canta, chi suona, chi prepara l'ambiente, chi sta attento all'altoparlante, chi serve all'altare, ma anche come assemblea, col proprio canto, con le risposte agli inviti del, ma soprattutto qui vorrei introdurre una cosa che l'ho già vista in qualche altra diocesi, in qualche altra parrocchia, con grande mia sorpresa piacevole, e che ho indicato anche nei lineamenti, al numero 11. Ecco, qui dico: sarebbe anche molto bello
che il presbitero potesse intrattenersi un po' con i suoi fedeli, accogliendoli prima della celebrazione e anche dopo, quando sarebbe significativo che l'assemblea non si sciogliesse immediatamente, quasi avesse adempiuto un dovere, ma gustasse il piacere di scambiarsi vicendevolmente saluti e notizie, rendendo così visibile che si tratta di una comunità di fratelli e di sorelle e non di gente che si è trovata lì per caso. Dobbiamo farle queste cose, non so anch'io come, ma dobbiamo. Io l'ho visto fatto. Mi ricordo una volta andai a Torino, in una parrocchia dove veniva ordinato sacerdote un mio nonno che aveva studiato a Roma nel seminario lombardo, e con mia sorpresa entro in chiesa, c'era una gran baraonda, tutti che si salutavano, c'era tutto il parroco che era in mezzo a loro, come altri ministri addetti alla liturgia, tutti insieme. Mamma mia, qui che sta succedendo? Poi suona la campana dell'inizio della messa, silenzio assoluto, e si celebra l'Eucaristia. Finita l'Eucaristia, riprende questa santa baraonda. Tutti che si parlano, si salutano, eccetera, nessuno che scappa, un saluto al nostro sindaco, nessuno che scappa subito, bello, ecco, bello. Allora la liturgia entra nella vita e la vita entra nella liturgia. È un mezzo, è un qualche cosa. Ultimo, poi ho finito, la linea della celebrazione. Abbiamo visto la linea della formazione dei comunicatori, dei liturghi, la linea della ministerialità in cui la maggior parte possibile di gente fa qualche cosa per la propria liturgia, per la propria celebrazione, infine la celebrazione. E qui dirò una cosa sola che è stato il leitmotiv di tutta l'assemblea nostra, di tutti questi tre giorni dal punto di vista della celebrazione, cioè che la celebrazione deve essere vera nei suoi gesti, nei suoi simboli, nelle sue parole, nel suo linguaggio, deve essere veramente vera. Allora perché sempre, io di qualche volta sì, sempre col foglietto in male già stampato per dire la preghiera dei fedeli, ma da chi è stata fatta sta preghiera dei fedeli e per chi? Come facevano a sapere chi ha fatto la preghiera, che noi siamo nella parrocchia tale piuttosto che dall'altra, abbiamo questi problemi piuttosto che quest'altri? La verità di ciò che facciamo, la verità anche delle nostre parole, il celebrante per primo, di far vedere, ma non far vedere, si deve vedere che ciò che fa è da lui sentito, vissuto in prima persona. Cari fratelli e sorelle, non vorrei che dopo la liturgia qualcuno di noi, qualche prete, si sentisse totalmente esaurito dalla fatica. Io vi dico che ogni volta che celebro è come se avessi fatto delle fatiche enormi, che avessi portato dei grandi pesi. Dico, ma cosa ho fatto? Non ho fatto niente? Eppure. Ma vi dico un altro episodio che mi è capitato. Ero studente in liceo e la scuola ci portò a vedere un dramma lì a Milano, un teatro, non so se era di Pirandello, non mi ricordo più adesso, ma tra le attrici c'era la mamma di un nostro compagno di scuola. E quindi alla fine l'unica volta che mi è capitato, ma è stato interessantissimo, alla fine della recitazione siamo andati nel camerino a trovare la mamma attrice di questo nostro compagno. E io sono rimasto di stucco. Quella donna era veramente distrutta. Come se non avesse recitato la parte, ma l'avesse vissuta realmente. Io sono rimasto di stucco. Ma guarda, allora questi attori non sono solo degli attori che fingono. Per essere veramente attori non devono fingere, devono vivere la parte che recitano. Ecco che cos'è la liturgia. Noi dobbiamo vivere
ciò che celebriamo. Altrimenti è uno spettacolo inutile che non comunica niente. Ecco il segreto dell'attore. Perché l'attore bravo riesce a prendermi? Non perché è bravo tecnicamente, semplicemente, anche per questo, ma perché vive la parte che rappresenta. Ecco perché me la comunica. Allora è importante, come diceva Cattoli, che la vita deve entrare nella liturgia, dagli esempi che ho portato di due vescovi che hanno ricevuto l'estrema unzione, o meglio l'unzione degli infermi, ecco, deve entrare la vita. E dalla liturgia bisogna che sgorghi un messaggio reale, concreto per la vita. Ho finito, però vi devo fare, devo dire ancora due cose, i ringraziamenti, e qui è un nodo cruciale, perché si dimentica sempre qualcuno, sempre. Allora io cercherò di non fare nomi, se non eccezionalissimamente, e di parlare piuttosto di categorie. Ecco, io vorrei ringraziare tutti i numerosissimi e generosissimi collaboratori che hanno preparato questa nostra 3 giorni, che mi pare sia, da un punto di vista organizzativo, riuscita bene. Collaboratori che non nomino, ma che conosco tutti e che comunque affido al Signore, che sa rimeritare quello che uno ha fatto per suo amore. Allora, i numerosi collaboratori che sono stati reclutati, animati e sospinti dal nostro attivo ufficio diocesano per le comunicazioni sociali. Grazie di cuore. Vorrei ringraziare l'ASTIF, ossia l'azienda che gestisce queste terme e che anche quest'anno ci ha fatto dono gratuito, come tutti i doni del resto, di questo teatro. Ci ha fatto dono delle cene fredde, ha messo a nostra disposizione il suo personale anche sulla porta, sul cancello per entrare e per uscire, eccetera. È stata di una cortesia, di una signorilità veramente eccezionale. Ringrazio dunque a nome di tutti l'ASTI, soprattutto nella persona del suo presidente, il dottor Alfredo Ciminelli. Ringrazio anche lo studio 80, che è quello che predispone un po' quello che occorre per una buona celebrazione, in particolare il cartellone che dà il tono alla nostra celebrazione. Vorrei ringraziare tutti gli animatori delle nostre liturgie di questi 3 giorni, tutti quelli che hanno preparato, cantato, suonato, eccetera, diretto. Vorrei ringraziare anche il gruppo Aliante, che non ringrazio naturalmente quelli che l'ho già fatto, i relatori, quello è chiaro, li ho ringraziati già fin dall'inizio, perché sono stati la parte portante del nostro convegno. Ma il gruppo Aliante, che ieri sera ci ha intrattenuto con questi canti giovanili, belli, e soprattutto significativi per il contenuto delle canzoni che cantavano. E poi anche E poi vorrei ringraziare anche, stasera suoneranno ancora, le trombe. Il Salmo dice: lodate Dio con squilli di tromba. Ecco, stasera vi sentiremo ancora questi squilli. E infine vorrei ricordare che domani, 30 settembre, è la dedicazione della nostra cattedrale, la cattedrale di Anagni. Dedicazione vuol dire è il battesimo di questa cattedrale, che è il simbolo della chiesa locale, della nostra diocesi. E domani, proprio
in questa ricorrenza, domani sera, faremo una veglia di preghiera a cui sono invitati i fedeli di Anagni e in particolare le associazioni, i gruppi, i movimenti di Anagni, perché con quella veglia diamo inizio all'ultima visita pastorale della nostra diocesi, cioè alla visita pastorale della città di Anagni. Ancora due cose devo dire, voglio ringraziare il signor sindaco che noi in questi convegni, in questi incontri, non invitiamo le autorità, perché vogliamo che sia un incontro proprio così ecclesiale. Ecco, però ci ha fatto molto piacere che il nostro signor sindaco sia venuto sia ieri, sia adesso lo vedo ancora presente oggi, e questo è un segno della sua sensibilità a riguardo di questi eventi che sono ecclesiali, ma che certamente sono importanti anche per la vita civile di questa bella città. Adesso vedendo qualche confratello, l'avevo segnato ma non l'ho detto, nella linea della formazione e liturgia non dimentichiamo le nostre confraternite, che sono importanti a patto che queste confraternite non siano semplicemente, diciamo, dei comitati della festa, ma siano realmente dei protagonisti della liturgia, quindi anche per loro. E vorrei dirvi, come avete visto, che sono usciti gli atti dell'incontro pastorale dell'anno scorso, gridatolo dai tetti. Ecco, io vorrei, come ho riconsegnato i lineamenti a tutte le parrocchie, vorrei consegnare, così idealmente, questo libro a tutti voi, e in particolare ai gruppi liturgici, alle associazioni, a tutti i collaboratori più vicini del parroco, perché se lo leggono questo libro facciano delle riflessioni anche in comune e ne traggono delle conseguenze pratiche. Vi chiedo scusa, ho parlato moltissimo, ma dovevo dirle queste cose. Grazie. Grazie al nostro Vescovo per le bellissime conclusioni. E adesso, prima di prepararci per la celebrazione eucaristica, io vorrei chiamare Suor Gabriella Grossi qui, perché dovete sapere che ci sono naturalmente per il prossimo inverno tantissime iniziative, però due in particolare le vogliamo presentare magari in maniera breve. Allora, iniziamo con Suor Gabriella Grossi. Eccola, vieni. Naturalmente ci parlerà di un'iniziativa dell'ufficio catechistico del settore dell'apostolato biblico. Prego. Grazie. Buonasera a tutti. Vorrei inserire questo mio intervento proprio su quanto diceva il nostro Vescovo, Sua Eccellenza Belloli, riguardo alla preparazione dei comunicatori della fede. E qui allora, ecco, vorrei parlare proprio di questo apostolato biblico. Che cos'è l'apostolato biblico? Comincio col dire questo, per dire poi qual è lo scopo dell'apostolato biblico e qual è la situazione di questa realtà nella nostra diocesi. L'apostolato biblico è una realtà voluta dai nostri vescovi, dalla Conferenza Episcopale Italiana, è nato nel 1988 e fa parte come settore dell'ufficio catechistico nazionale. Ecco, i nostri vescovi vogliono che tutte le diocesi abbiano questo settore specifico dell'apostolato biblico. Perché? Che cosa, ecco, vuole? Che cosa si prefigge l'apostolato biblico? Vuole far, diciamo, conoscere, ecco, ridare alla gente in mano la Bibbia, perché sia conosciuta, perché sia amata, apprezzata, ma soprattutto perché sia pregata. Quindi l'apostolato biblico ha come scopo
quello di coordinare, di amalgamare tutte le varie attività che si fanno nelle parrocchie, quindi è un'attività che riguarda il tessuto parrocchiale, vuole amalgamare tutte le iniziative che partono dalla parola di Dio e vuole poi che questa parola torni ad essere appunto conosciuta, pregata dalla gente. Come mezzo, l'apostolato biblico si propone i gruppi biblici, ecco, che qualche volta sono chiamati anche gruppi di ascolto, però per non fare confusione con quelli della Caritas, allora sono chiamati piuttosto gruppi biblici, cioè persone di varie zone nella parrocchia che si raccolgono intorno alla parola di Dio. Perché, come diceva anche ieri sera a Cattoli, ecco, la nostra vita possa essere confrontata con la parola di Dio e la parola possa entrare e trasformare la nostra vita. Quindi, questi gruppi, ecco, vogliono nascere nelle parrocchie. Questo è un mezzo, ecco, dell'apostolato biblico. Poi però, siccome è una realtà nuova anche a livello nazionale, ecco, si stanno cercando sempre nuove iniziative. Per fare questo occorrono animatori, ecco, che facciano questo lavoro. Ecco, allora, nella nostra diocesi questo apostolato biblico è stato istituito l'anno scorso e abbiamo iniziato con il presentare questa realtà ai parroci, ai sacerdoti, in un giovedì, perché questo è un lavoro, che deve partire dal parroco e perché poi i sacerdoti possano individuare persone disponibili che abbiano desiderio di impegnarsi per questo lavoro. L'anno scorso sono stata io a presentare questo, realtà ai sacerdoti. Alcuni hanno accettato, hanno risposto e hanno inviato, mandato alcune persone. Con loro abbiamo iniziato questo cammino di formazione, un cammino che riguarda la metodologia, come costituire un gruppo biblico e anche, l'incontro della parola. Ecco, noi ogni mese ci incontriamo e stiamo portando avanti la lettura del Vangelo di Marco. Ecco, come altra iniziativa abbiamo anche lanciato l'idea delle settimane bibliche estive e proprio qui a Fiuggi, e anche con grazie alla collaborazione dell'ASTIF che ha pubblicizzato queste settimane e la gente ha risposto ed è stata contenta. Quindi noi vorremmo continuare anche in altre zone. E poi, proprio perché un altro anno è l'anno della Bibbia, e questo ne parlava anche il foglietto della domenica scorsa, proprio parlava di questo apostolato biblico e dell'anno della Bibbia, allora vorremmo che questi animatori si moltiplicassero nelle parrocchie e che, nascessero altre iniziative bibliche. Tutto questo naturalmente partendo, dal parroco, che è il presidente che deve coordinare poi tutti i lavori della parrocchia, perché i vescovi vogliono che questa realtà, questo lavoro sia un lavoro parrocchiale, che raggiunga tutte le persone, che non sia un altro gruppo insieme ad altri, ecco, ma che sia un lavoro popolare. Grazie. Allora, sempre riguardo l'ufficio catechistico, io vi chiedo di essere brevi, so che è difficile, però dovete sapere che quando c'è il convegno si vuole dire tutto. Allora, adesso voglio chiamare qui con me Loredana Iovino, che si occupa del settore catechesi ed handicap dell'ufficio catechistico.
Buonasera a tutti. Io sono un'insegnante specializzata per i bambini portatori di handicap e l'anno scorso nella nostra diocesi si è sentita proprio questa necessità di dare a questi bambini un diritto vero e proprio acquisito che tutti noi normalmente abbiamo di avvicinarci alla fede in modo più idoneo e in modo più comprensibile alle loro capacità. E per questo motivo mi è stata data la possibilità di formare un gruppo di coordinamento diocesano proprio per vedere quali sono queste necessità nell'ambito di tutta la diocesi e di vedere proprio, di prendere in esame i vari casi per poter dare appunto questo diritto a tutti questi bambini e anche adulti, pensiamo anche a bambini, a persone adulte non udenti che si sono avvicinate alla fede precedentemente in modo non idoneo alle loro capacità e alle loro necessità. Per questo motivo io chiedo a chi, sia genitori, persone disabili e anche non disabili a livello psichico ma fisico, di poter dare un contributo e quindi di interessarsi a questo gruppo e di poter parteciparvi in modo tale da rendere fattibile questo interesse e allargare a tutte le persone che hanno questa necessità la fede, il poter vivere in modo sereno la propria vita e aiutando anche le famiglie che si accostano a questo problema in modo non tanto sereno. Ecco, il nostro aiuto sta proprio in questo, quindi tutti coloro che nella diocesi sono interessati a questi problemi in prima persona e anche tra conoscenti, parenti, io pregherei appunto queste persone di mettersi in contatto con la curia vescovile d'Anagni e di segnalare il loro nominativo per la partecipazione a questo gruppo. Grazie, buonasera. Allora, adesso noi ci prepariamo, eccellenza, per la concelebrazione eucaristica. Vi voglio soltanto ricordare, se Gianluca mi va su quel manifesto, che l'appuntamento non finisce qui. Ci vediamo ancora domani ad Anagni, quindi proprio per, come diceva lei, la dedicazione della cattedrale, ma soprattutto per l'apertura della visita pastorale. Adesso ci prepariamo per la celebrazione. Io voglio qui Giovanna. Beh, certo, per quelli di Anagni, certo. No, comunque l'ho detto, detto per quelli di Anagni ci vediamo domani. E dunque lascio la parola a Giovanna, la prepariamo insieme e poi dopo avremo proprio il momento della celebrazione. Vi prego di non lasciare la sala, se potete, grazie. Allora, non abbiamo molto tempo, peccato, perché poteva essere un esempio pratico di come si lavora nelle parrocchie. Chi deve preparare la messa? Come si fa? Con chi si parte? Chi bisogna invitare? È un problema facile. Tante cose sono state già dette. Adesso le sistematizziamo in modo pratico e concreto. Immaginiamo di essere un gruppo liturgico. Che cosa si trova a fare un gruppo liturgico? A definire un programma celebrativo. Che cos'è il programma celebrativo? Ecco, lo chiariamo man mano. Ecco, pregherei però di fare un po' di attenzione o aspettiamo che esca chi ha bisogno di uscire, altrimenti non ci capiamo. Grazie.
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, siamo riuniti per concludere il nostro incontro pastorale 1996, nel quale abbiamo cercato di capire meglio il valore immenso della celebrazione liturgica e soprattutto il suo aspetto comunicativo, la sua capacità di comunicare anche oggi la fede. Viviamo allora questo momento con profonda intensità e tra poco esprimeremo la nostra gioia nel canto del Gloria in Excelsis Deo, che è un canto stupendo che ci mette in contatto con Dio, con il Signore nostro Gesù Cristo nello Spirito Santo. Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Gloria in excelsis Deo.
Preghiamo. O Padre, sempre pronto ad accogliere pubblicani e peccatori, appena si dispongono a pentirsi di cuore, tu prometti vita e salvezza a ogni uomo che desiste dall'ingiustizia. Il tuo Spirito ci renda docili alla tua parola e ci doni gli stessi sentimenti che sono in Cristo Gesù. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore: voi dite, non è retto il modo di agire del Signore. Ascolta dunque, popolo di Israele, non è retta la mia condotta, o piuttosto non è retta la vostra? Se il giusto si allontana dalla giustizia per commettere l'iniquità, e a causa di questa muore, egli muore appunto per l'iniquità che ha commessa. E se l'ingiusto desiste dall'ingiustizia che ha commessa e agisce